Yolanda Zip. Everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Allora ragazzi, oggi sono tornata con un nuovo video dove voglio presentarvi questo nuovo prodotto che si chiama Crazy Chic Wow Creation. E che cos'è questo Crazy Chic Wow Creation? Lo potete già dedurre dalla coloratissima confezione che tra pochissimo andiamo ad unboxare, ossia ad aprire. Sono praticamente formati da degli anellini wow e grazie a questi anellini wow noi possiamo creare tantissime creazioni super colorate, come potete notare già anche dalla confezione, ossia delle borsette, portapegno, porta anche fiori, bracciali, sottobicchieri, grazie al nostro telaio e ai nostri tubi e grazie alla nostra guida per creare tutte queste bellissime creazioni con gli anellini wow ci possiamo sbizzarrire creando tantissimi oggetti, tantissime cose, anche quello che ci dice la nostra fantasia. Questo Crazy Chic Wow Creation è adatto per le ragazze che si vogliono reinventare, ma non solo ragazze, anche ragazzi, che si vogliono reinventare, giovani, stilosi, alla moda, ma anche no, per le mamme che vogliono giocare con le figlie, per passare delle ore anche in compagnia, divertendosi, creando con i nostri magicissimi anellini che si intrecciano creando delle intersecazioni fantastiche, Wow Creation. Prima di tutto però vi volevo far vedere dietro. Questo è quello che trovate all'interno di una box, ossia vari disegni per il telaio, che è questo qui e tra poco vi mostrerò, i vari tubolari dove andare a dividere i diversi colori che trovate all'interno della confezione, e qui ci sono per esempio vari step, e qua è quello che trovate all'interno, c'è anche in italiano, ovviamente tutte le lingue, ma anche in italiano. Creazioni wow, il divertimento non finisce mai con gli wow, che sono gli anellini che trovate all'interno, moduli in materiale morbido ed elastico per fare e disfare e rifare creazioni trendy e coloratissime. Base del telaio è la cosa che trovate all'interno, due guide per intrecciare le aree d'obliquo, quattro tubi per ottenere moduli wow, altri moduli wow in quattro colori diversi, supporto in cartone per schemi, quattro graffette a forma di cuore, piedina antiscivolo per essere poggiato sotto ai tubolari, poi abbiamo schemi per intrecci, base e chiusura per la borsetta, base rotonda, anello e chiusura per portapenne, manuale illustrato. Allora, io vi voglio ricordare una cosa, di andare a visitare ovviamente il sito di Clementoni per ulteriori informazioni, e per di più se magari finite i colori e finite gli anellini wow potete andare a rifornirvi proprio sul sito della Clementoni, www.clementoni.it. Vi lascio anche i social della Clementoni sotto in descrizione, sia il profilo Instagram che Facebook, mentre trovate su YouTube, oltre ovviamente al mio tutorial che vi sto facendo adesso, anche altri tutorial su YouTube della Clementoni dove vi spiegano altri tutorial e altre dimostrazioni di come creare delle creazioni super wow con il nostro Crazy Chic. Allora, wow, in tutti i sensi, quante cose che troviamo, dai Yolanda, unboxiamo. E cosa abbiamo qui? Allora, vado un attimo a dividere tutti i miei pezzi, 1, 2, 3. Ecco qua, abbiamo diviso tutti i nostri pezzi, adesso vi spiego tutte queste cose cosa sono. Allora, qui abbiamo ovviamente i nostri cataloghi, abbiamo il libretto e le istruzioni dove vi mostra passo per passo quello che potete creare e tutto quello che c'è da sapere sugli wow. Ecco qua, guardate, passo per passo anche numerato, vari tutorial che potete trovare. Abbiamo quest'altro catalogo, eccolo qua, dove si apre e voilà. E abbiamo anche quest'altro catalogo qui dove vi mostra altre creazioni, addirittura uno zaino, ragazzi. Qui addirittura ci mostra come ogni passo ci fa sapere quanti pezzi noi dobbiamo utilizzare per creare una determinata creazione con i nostri anellini wow. Allora, qui abbiamo la nostra base dove dobbiamo andare ad inserire i nostri tubolari, che sono questi qui trasparenti come abbiamo visto all'interno dell'immagine. Poi abbiamo il telaio che deve essere montato. In questo momento adesso vado a fare un po' di spazio, 1, 2, 3, voilà, spazio creato. Cosa andiamo a fare? Prendiamo il nostro, la nostra base per mettere i nostri anellini wow, andiamo a staccare queste gommine che servono per non far muovere anche il nostro telaio e le andiamo a piazzare sotto. Perfetto, adesso abbiamo una base bella solida e stabile. Cosa dobbiamo prendere? Prendiamo la nostra base
che inseriamo qui per il nostro telaio. Ok, allora rivediamo le nostre istruzioni. Vi ricordo, per altri tutorial potete andare sul sito di Clementoni. Allora, costruiamo prima il telaio, poi mettiamo i tubolari per inserire all'interno i nostri anellini wow. Questo ci servirà come guida e come linea guida per creare il nostro braccialetto. Lo possiamo sistemare con i nostri cuoricini come abbiamo fatto in precedenza. Adesso andiamo a costruire i nostri tubolari, che bisogna metterli in questo modo. Vedete questa fessura, questa apertura? La dobbiamo mettere nel lato inferiore e incastrare i nostri tubi all'interno di queste fessure. Dopodiché a ogni tubo andiamo ad inserire questo anellino. Vedete? Bisogna staccarlo e inserirlo qui. Magari questo procedimento lo potete fare anche prima. E voilà! Eccolo qui, andiamo ad inserire l'anellino e il tubo all'interno dell'apposito scompartimento e dobbiamo andare a staccare i nostri anellini wow e andarli a posizionare all'interno di ogni scompartimento. Quindi 1, 2, 3, voilà, li ho sistemati tutti, guardate quanto sono belli, tutti colorati, c'è azzurro, bianco, rosa e giallo, ragazzi. Allora, adesso siamo pronti, spostiamo questo dietro e cosa ci serve per costruire il nostro bracciale? Ci fanno vedere anche qui. Allora, ci servirà questo qui, che deve essere inserito all'interno della nostra maglia e dobbiamo seguire alla lettera tutte le istruzioni. Dobbiamo seguire tutto giallo, rosa, rosa, tre gialli e quattro bianchi. Iniziamo dal rosa. Ci dice di partire non dal primo, ma ovviamente dal secondo, e proprio di seguire alla lettera le indicazioni. Ok, quindi andiamo ad inserire l'anellino in questo modo. Questa parte qui, quindi la parte aperta, inserirla così. Poi cosa dobbiamo fare? Inserirlo ovviamente obliquamente, così. Poi andiamo a prendere un altro anellino e dobbiamo essere molto bravi, ragazzi, in questa cosa qui, andare ad inserire all'interno del nostro anellino wow l'altro anellino wow in questo modo. Voilà! Dopo aver fatto questo procedimento, vi faccio vedere più da vicino. Prendiamo un altro nostro anellino wow, lo inseriamo all'interno del nostro anellino wow e all'interno del nostro lancetto, in questo modo. Procediamo per tutta la striscia rosa e facciamo sempre in questo modo. Lo inseriamo all'interno del nostro anellino rosa, sempre qui dentro, in questo modo, e lo abbassiamo. Facciamo per tutta la striscia rosa, poi gialla, poi bianca, poi gialla e poi rosa. Ok, adesso passiamo alla parte bianca e in questo modo dobbiamo inserire il nostro anellino wow, invece questa volta all'interno del primo anellino rosa. Cosa dobbiamo fare? Sempre con il bianco, prendiamo un altro anellino wow, vi faccio vedere meglio questo passaggio più da vicino zoomato. Dobbiamo farlo passare attraverso l'anellino bianco e attraverso l'anellino rosa. Così, in questo modo. Tiriamo, voilà! Ecco qua, in questo modo. Andiamo a fare, vedete? Così come vi ho mostrato adesso tutta la striscia. Allora, dopo aver finito, vedete, ho finito tutta la maglia con gli anellini wow. Vado a staccare questo, sposto tutto questo qui. E adesso, delicatamente, dobbiamo staccare questo, perché ovviamente è tutto intrecciato, quindi non vi preoccupate perché non sfugge nulla, e voilà, abbiamo ottenuto il nostro bracciale. Ovviamente poi dipende dalla grandezza del vostro polso, per esempio a me va benissimo perché ho il polso piccolissimo. Adesso dobbiamo ovviamente intrecciare il nostro braccialetto in questo modo, cioè dobbiamo ovviamente chiuderlo. Adesso dobbiamo, o possiamo, se vogliamo, inserire, spostare questo e inserire ovviamente un nastrino, una fibbietta. Per esempio qui nell'illustrazione ci fa vedere che inserisce una fibbietta. E voilà, avete il vostro braccialetto con i nostri anellini wow, tutto super super super
colorato, guardate quanto è carino. Allora, per il portapenne ci servirà la sua base, ovviamente, e i nostri anellini, wow, come sempre. Allora, prima dalle indicazioni, cosa ci servono? Ci servono 32 rosa, 16 bianchi e 32 invece azzurri. E qui ci sono tutti i numeretti sulle nostre istruzioni, sul nostro foglio illustrativo. Anche dietro, continua, tutto dietro qui. Allora, andiamo a seguire le istruzioni. Ovviamente vi farò vedere cerchio per cerchio. La prima cosa qual è? Andare ad inserire questo all'interno del nostro anello e fare così per tutto, per tutti gli anelli, ossia passare l'anellino wow dentro un altro anellino wow e anche dentro anche alla nostra maglia, al nostro cerchietto, e voilà, in modo da formare tutta la prima fascia. Noi siamo arrivati a questo punto, tra questi due anellini wow dobbiamo inserire un altro anellino bianco. Allora lo andiamo a inserire all'interno così, come se volessimo appunto chiudere il cerchio, lo passiamo sia sotto il primo anellino sia sotto la maglia ovviamente, e poi dobbiamo andarlo ad agganciare. La nostra prima maglia di wow completa. Adesso dobbiamo andare a fare la stessa cosa con invece i bianchi, quindi andiamo a creare tutta la maglia di bianchi, quindi intrecciando e partendo, come ci fanno vedere le istruzioni, da qui, ok? Quindi dal rosa, iniziamo sempre dal rosa, come ci fanno vedere le istruzioni qui, e procediamo sempre avanti, quindi inserirlo direttamente all'interno in questo modo e creare questa cosa qui. Devono combaciare questi due anellini wow in modo da inserirne un altro bianco, in modo da creare tutta la maglia, perché poi noi tiriamo, vedete? Ok, devono sempre combaciare in modo da inserire uno dopo l'altro. Facciamo questo procedimento per tutti i colori che vediamo qui esposti, ossia il primo rosa, bianco, azzurro, poi di nuovo rosa, poi di nuovo azzurro, e infine poi dobbiamo usare il nostro anellino che chiude il portapenne. E voilà ragazzi, ce l'ho fatta, sono arrivata alla fine del mio portapenne, guardate quanto è carino, tutto intreccioso e tutto colorato. Adesso dobbiamo andare a prendere l'anellino per la chiusura e lo dobbiamo andare ad inserire all'interno dei nostri wow. E andiamo a chiudere in questo modo il nostro portapenne e andiamolo a modellare in modo da stendere tutti i nostri anellini wow. Ecco qua! Ok, abbiamo il nostro portapenne, adesso è quello che abbiamo creato con i nostri anellini wow e con il nostro kit della Crementoni Crazy Chic Wow Creation. Se volete sbizzarrirvi con la creatività, creare degli oggetti super 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 innovativi, mai fatti prima, ovviamente vi consiglio questo kit super iper mega fantabolante. Va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, divertitevi tantissimo con il nuovo Crazy Chic Wow Creation della Crementoni. Io vi mando un bacione, un abbraccio fortissimo e come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye!